Riparte il campionato siciliano Enduro 2023, che quest'anno ci porterà in 6 bellissime località. Iniziando da Nicolosi, alle pendici dell'Etna alla fine di febbraio, per poi finire a Bisaquino, alla fine di ottobre, il campionato regionale siciliano 2023 è formato dalle prime 5 gare nel primo semestre dell'anno, per poi finire ad ottobre con la 2 giorni valevole per il trofeo delle province siciliane 2023. La prima tappa a Nicolosi in provincia di Catania alle pendici dell'Etna a fine febbraio. Segue le Toglianni, località in riva al mare, a fine marzo in provincia di Messina. La terza prova ad aprile si correrà nella pietrosa zona della provincia di Ragusa, già protagonista di tante gare di enduro nazionali. A maggio si va nella zona di Siracusa, assente da tanti anni dall'enduro regionale, ma che saprà stupirci con percorsi e panorami mozzafiato. Dopo appena 14 giorni, sempre a maggio si raggiunge Canicattì, in una conca naturale circondata da basse colline frastagliate, che farà sicuramente divertire i piloti dell'enduro siciliano. E infine, dopo una pausa di 5 mesi, concludiamo a fine ottobre il campionato siciliano di enduro a Bisaquino, con una 2 giorni valevole anche per il trofeo delle province che nel 2022 è andato alla provincia di Palermo. Qui in basso, in descrizione, troverete informazioni utili e dei link per prenotare hotel o bed and breakfast. Se avete dei dubbi o delle domande, scrivete nei commenti in basso e vi risponderemo al più presto. Aiutateci a crescere mettendo un mi piace e iscrivendovi al nostro canale. Grazie e ci vediamo al prossimo video.